noi andiamo a gustare, a vedere da vicino la preparazione proprio di un prodotto che sarà presente in questa 8ª edizione a Giosa Gustosa. Si tratta di un prodotto, di una specialità che sarà presentata da Benvenuti al Sud, un'attività commerciale che si trova proprio a qualche metro di distanza da questa piazza. Restate con noi. E siamo all'interno di Benvenuti al Sud, una delle aziende che prenderà parte a questa edizione di Giosa Gustosa. Siamo in compagnia di? Sara. Questa attività nasce da quanti anni? Nasce nel 2016, creata appunto da mio fidanzato Vincenzo Magistro, un ragazzo di soli 24 anni che ha deciso di scommettere in questo paese appunto con piatti tipici preparati con dei criteri che si basano su tradizione con un pizzico di innovatività. Da subito avete partecipato a Giosa Gustosa? Sì, sin dal primo anno dell'apertura abbiamo deciso di aderire a questa manifestazione che appunto nasce come una manifestazione enogastronomica e quindi abbiamo deciso di far parte anche noi mettendo appunto in vetrina i nostri prodotti. Avete tante specialità, alcune di queste saranno protagoniste a questa edizione di Giosa Gustosa che si terrà giovedì, venerdì e sabato e domenica del 1 agosto, quindi 1, 2, 3, 4 agosto. Tra queste specialità abbiamo anche un piatto tipico siciliano. Sì, abbiamo deciso di riproporlo, visto il successo dell'edizione precedente, la frittura di pesce, appunto proposta nel coppo siciliano. Proprio appunto simbolo dello street food tipico siciliano. Cosa troviamo quindi nel coppo siciliano? All'interno del coppo troviamo lo sciabagheddu, che è un pesciolino dei nostri mari, totano e gambero. Poi tutto viene servito all'interno di questo coppo e quindi viene consumato. Con un pezzo di limone, una forchettina e viene consumato strada facendo. Quindi questo è uno dei prodotti che presenterete in questa edizione di Giosa Gustosa? Sì. Lo scorso anno abbiamo detto che è andato molto bene, è stato apprezzato dai visitatori? Sì, ha avuto molto successo, abbiamo finito tutte le sere tutto. È un prodotto che troviamo abitualmente anche all'interno della vostra attività? Sì, a pranzo noi facciamo il servizio di gastronomia più da ristorantino e ogni giorno proponiamo menù di pesce e carne diverso giorno dopo giorno e ci sono giornate che c'è anche la frittura di pesce. Oltre al coppo siciliano presenterete altri prodotti? Sicuramente la nostra linea dei rustici è molto apprezzata, soprattutto l'arancino fatto con la carne proprio in maniera tradizionale, anche i calzoni, la focaccia, la nostra vetrina sempre e comunque. Allora non resta altro che preparare il coppo siciliano che avremo modo poi di gustare a Giosa Gustosa 2019. Con piacere. Il coppo siciliano è pronto, abbiamo visto che abbiamo messo anche il limone per poter condire la frittura di pesce. Sì. Quindi lanciamo l'appuntamento, chi volesse gustarlo può venire o presso la vostra sede, ci troviamo in via Vittorio Emanuele 18, Giosa Marea. Oppure potrà gustarlo nelle 4 giornate di Giosa Gustosa. 1, 2, 3, 4 agosto.